Buonasera, siamo qui allo stadio comunale di Barra Franca. Oggi si disputa la partita Barrese con l'Atletico Scicli. Abbiamo l'onore e il piacere di avere anche il sindaco del comune di Scicli, anche lui come me qui a sostenere le nostre squadre. Ed è importante che le amministrazioni comunali non solo diano i servizi con campi sportivi così, ma sostengano anche moralmente e quanto è possibile anche economicamente le nostre squadre. Abbiamo più volte detto che lo sport, il fair play, quindi le regole del gioco sono quelle che poi si trasformano anche nelle regole del vivere civile. E oggi con grande piacere scopro che anche il sindaco di Scicli segue la propria squadra di calcio, proprio perché anche lui viene dal mondo della scuola, e questo mi fa grande piacere, e comprende quanto sia importante sostenere lo sport, la cultura, che può dare un contributo sicuramente autentico per la crescita civile e culturale delle nostre comunità. Io do la parola ora per una breve dichiarazione al nostro amico Enzo. Ho poco altro da aggiungere, che il sindaco di Barra Franca è stato perfetto. Io sono qui oggi, oltre che per accompagnare questi ragazzi dell'Atletico Scicli che oggi debuttano in promozione, perché per loro è un'esperienza assolutamente nuova, sono qui soprattutto, come diceva il sindaco, per testimoniare proprio con la nostra presenza che lo sport è un valore che mette assieme, che aggrega, e che questi dirigenti di queste squadre a questi livelli fanno sforzi enormi in qualche modo per rendere un servizio alle nostre comunità, mettono assieme tanti giovani, partono dai bambini, squadre giovanili, arrivano alle prime squadre solo per la passione e come veramente servizio, con spirito di servizio per le comunità. Allora gli amministratori locali ci dobbiamo in qualche modo da un lato prodigare per consentire loro di fare quello che fa, e dall'altro li dobbiamo anche ringraziare e sostenere per quanto possibile, magari anche materialmente se si riesce, per questa loro azione meritoria. Poi tra l'altro, insomma, la presenza di un sindaco viene da Scicli, la presenza del sindaco di Barra Franca, io spero anche altri amministratori in questo lungo percorso, serve anche per rinsaldare e rafforzare i legami tra le comunità e le autonomie locali siciliane, insomma, per creare relazioni e rapporti positivi che si possono utilizzare poi anche in tutti gli altri campi, non è che solo nello sport, in tutti i settori, diciamo, della vita civile. Penso che un sodalizio, un primo passo già è stato fatto. Accoglierete a Scicli il sindaco di Barra Franca, no? Certamente, a prescindere dalla partita di calcio, saremo diciamo ben lieti di accogliere il sindaco e quanti altri cittadini di Barra Franca. Qualcuno già l'abbiamo, abbiamo scoperto adesso, che svolgo anche professioni importanti a Scicli. Quindi insomma è un primo importante passo. E allora augurato un in bocca al lupo a tutte e due le squadre, no? Auguri a tutti e buon divertimento ai ragazzi, che vinca il migliore, ma che soprattutto ci sia un grande divertimento da parte di tutti, che poi sono tutti ragazzi veramente, tutti giovanissimi che si cimentano, insomma, in questi campi, in terra battuta, lontani dai grandi stadi, solo ed esclusivamente per la passione sportiva. Quindi viva lo sport, viva le nostre squadre, e in ogni caso ha vinto lo sport e ha vinto il vivere civile, questo senso. Certamente. Buona serata. Buon pomeriggio a tutti. Oggi ho il piacere di assistere alla prima gara di campionato della Barrese Calcio, un ritorno storico in promozione, e dico, come l'ho detto anche l'altra sera, questo è un obiettivo di grande rilevanza e importante storico, perché fare calcio 20 anni fa era facile, con i contributi del comune che era 30.000 euro, comincia 15.000, raggiunto 5.000. Oggi avere raggiunto questa categoria con 0 euro è veramente motivo d'orgoglio, e di questo voglio fare i complimenti al presidente Roberto Costa, al vice Giuseppe Rabita, che sono veramente i pilastri di questa società. La Barrese Calcio quest'anno, questo campionato, si misurerà con le nobili decadute del calcio siciliano, perché avere l'onore di giocare con l'Enna Calcio, che è la nostra provincia, giocare con il Modica, giocare con lo Scicli, giocare con il Ragusa, giocare con altre realtà calcistiche come lo Scicli, come il... non mi ricordo il Megara, come il Pozzallo, sicuramente è di grande rilevanza sia da un punto di vista sportivo che anche di promozione sportiva, e quindi Barra Franca sarà conosciuto a livello calcistico in tutta la Sicilia. Questo auguro ai ragazzi in bocca al lupo, spero che oggi è la prima, che il pubblico, la gente risponda veramente alle esigenze, perché fare un campionato ci sono delle
spese, e quindi invito tutti a sostenere la squadra e a comprare l'abbonamento, che ho capito che è 20 euro per 15 partite, in euro 50 a partita, penso che sia il massimo. Auguri e in bocca al lupo. Grazie a Radio Luce per avere la possibilità di esprimere la nostra opinione in merito allo sport locale e anche ad altri eventi che si susseguono nella nostra cittadina. Grazie. Grazie.